proprio non mi è piaciuto l'uomo che guardava attraverso i volti del mio caro Eric Emmanuel Schmidt, troppo apocalittico, troppo violento. È come se l'autore avesse fuso insieme due cose: un romanzo filosofico di quelli alla Diderot, in cui si indaga sulla religione e si arriva ad una conclusione che non sono pronta a leggerla, cioè che Dio esiste, sì, ma è quello cattivo dell'Antico Testamento, è quello crudele, è quello vendicativo, è quello geloso, è quello che sceglie qualcuno e lo salva e ne distrugge un altro. Su questi principi, su cui si muove buona parte del libro, non posso concordare. Sulla storia, invece, ho trovato degli interessi. La storia è di uno degli ultimi, una persona che dagli altri è quasi invisibile, che fa lo stagista mal pagato, che non riesce a mettere insieme il pranzo e la cena, un orfano, che ha una dote particolare, riesce a vedere, a fianco alle figure in carne e ossa, qual è il morto che lo ossessiona, nell'idea che i morti continuino a interagire con noi, ma non per consigliarci per il bene, bensì per farci strumenti dei loro odi, dei loro livori, di quello che è rimasto incompiuto nella loro vita. Vedendo questo, si accorge e partecipa praticamente, almeno come testimone, ad un attacco jihadista. Da lì cominciano tutte le sue vicissitudini, che si chiuderanno con un colpo di scena, che ci faranno indagare sul giornalismo e sulla propensione allo scandalismo piuttosto che alla realtà dell'informazione, che ci faranno indagare sulle forze dell'ordine, sulle banlieue francesi, su tanti argomenti interessanti, ma sempre con questo insopportabile sottofondo filosofico che è agghiacciante per chi vuole vedere il mondo in rosa.